Buongiorno amici della Clessidra e come sempre ben ritrovati ancora una volta sul mio canale. Siete pronti perché oggi parliamo di un marchio storico per quanto riguarda l'orologeria militare. Parliamo di Laco, ma ovviamente lo faremo dopo la sigla. Dunque, prima di cominciare, ragazzi, volevo rivolgere un grande saluto a Francesco che settimana scorsa, fortunatamente dopo aver guardato il mio video, è riuscito a salvare questa bellissima cagnolina da, diciamo, dalla strada, l'ha tirata via dalla strada e addirittura qualche l'ha messa vicino a un bidone della spazzatura. Francesco ha provveduto a darle cibo, riparo e anche assistenza medica. Quindi, Francesco, complimenti e massimo rispetto da parte mia. Parliamo di Laco. E dunque parliamo di Laco, è un'azienda molto importante tedesca e nasce nel 1925, credo si pronunci Pforzheim o qualcosa del genere, perdonate il mio tedesco, e all'inizio prende il nome di Laker, ecco, scusate se leggo ragazzi, però hanno cambiato tantissimi nomi, quindi non riesco a ricordarli tutti. Laker & Co. Dopodiché comincia con quella che è la produzione di orologi con movimento svizzero, ma ad un certo punto decide di produrre movimenti in-house. Sono famosissimi gli orologi, i Flieger Uhr, credo si pronunci così, che sono quello che possiamo considerare il fiore all'occhiello dell'orologeria di Laco. Infatti, durante la Seconda Guerra Mondiale, Laco venne incaricata di equipaggiare quelli che erano i piloti dell'aviazione tedesca, quindi un avvenimento molto importante. Le creazioni di Laco possiamo definirle anche come un perfetto connubio tra tradizione e modernità, anche perché il design è rimasto pressoché invariato da allora. Ed a proposito di design, va detto che ha avuto un grandissimo riconoscimento, come ad esempio l'IF Awards per il design, quindi molto molto importante, uno dei riconoscimenti più importanti per quanto riguarda l'orologeria. Bene, detto questo, andiamo a scoprire il nuovo modello, è un 42 mm di Laco, si chiama Aken. Vediamolo insieme. Bene, cominciamo subito a parlare di quella che è la scatola, o meglio la controscatola. Abbiamo questo bellissimo cartonato molto semplice, nero, con questa banda color bordeaux e la dicitura argentata Laco 1925. Una volta aperta, questo è l'interno ed andiamo a trovare quella che è la confezione vera e propria dell'orologio. Una scatola in similpelle molto morbida. Laco 1925 anche qui, questa dicitura qui in basso, incisa, diciamo così, una cerniera va aperta. L'interno spugnoso, bello, troviamo quelle che sono le card della garanzia e qui poi dovremo andare a vedere quello che è l'orologio vero e proprio. Andiamo ora a prendere l'orologio in mano. Eccolo qui, ragazzi. Ed ecco qui questo orologio fantastico, ragazzi. Dunque, dimensioni. Abbiamo 42 mm di diametro. E trattandosi di un orologio militare, sappiamo che le dimensioni tendono ad essere generose. Quindi 42 di diametro per 50 di lag to lag, un'ansa di 20 mm ed un'altezza di 13 mm. La cassa è molto robusta, ragazzi, e come vedete ha una finitura orizzontale sulla parte laterale. Mi piace molto questa corona, diciamo la forma è tipica degli anni 30. Guardate che meraviglia, queste zigrinature che ne permettono una facile presa e regalano quel tocco, come già detto, di vintage in più a questo orologio dal brand storico. Parliamo del quadrante dove la semplicità fa da padrona, quadrante scuro, quindi nero in forte contrasto con quelli che sono gli indici. Troviamo indici arabi sulla parte esterna che indicano la minuteria e vanno dal 5 al 55, mentre troviamo una freccia tipica degli orologi militari, appunto, dove andrebbe, diciamo, il 60 o le ore 12. Passiamo
parte interna troviamo sempre indici arabi con le 12 ore del giorno. Ovviamente sotto il 12 la scritta LACO, molto piccolina ma però gradevole. Andando sulla parte inferiore, come potete vedere, troviamo la dicitura Made in Germany, perché ovviamente l'orologio, o almeno quelle che sono le casse e i cinturini di questo orologio, vengono costruiti in Germania. Parliamo ora delle lancette di tipo Gladio con pasta luminescente di colore chiaro e una finitura nera. Stessa finitura la troviamo anche sulla lancetta dei secondi, che come vedete sta scorrendo e alla base appunto è del tutto nera. Andiamo a vedere il cinturino. Come potete vedere 20 mm di diametro, l'arco su un lato e poi troviamo la fibbia, ora ve la mostro. Anche questa molto semplice con l'incisione LACO. Ovviamente cinturino marrone, come potete vedere, con queste due bellissime borchie sia da un lato che dall'altro. E vi faccio vedere anche che il cinturino è prodotto a mano in Germania. Un prodotto ovviamente di grande qualità, lo sappiamo. Andiamo a parlare del movimento, che è, diciamo, un argomento un po' controverso per quanto riguarda questi orologi. Su questo modello troviamo quello che è un 82-1A, che non è altro che la versione, diciamo, migliorata dell'82-15 che troviamo su molti orologi. Io ve li ho messi qui a confronto proprio per darvi idea delle migliorie apportate da Miota su questo orologio, su questo movimento, scusate. Qui troviamo i ponti più rifiniti, una massa oscillante scavata, mentre qui troviamo, e con personalizzazione, LACO Watch Made in Germany, mentre qui troviamo la massa oscillante, diciamo grezza, e i ponti che sono appunto lisci, non hanno alcuna diciamo rifinitura. Altra cosa importante, tolgo un attimo il mio Jolly Roger di Militum, altra cosa importante, miglioria apportata a questo movimento, metto un attimo a fuoco, ecco qui, è il fermo macchina. Infatti se io vado a estrarre la corona potete notare che la lancetta dei secondi è ferma. Quindi, come già detto, una miglioria importante per quanto riguarda questo movimento. Ecco che è ripartita. E dunque, possiamo definire un prodotto abbastanza di qualità. Se siete, diciamo, indecisi sull'acquistare questo orologio per quanto riguarda perché il movimento non vi piace, ecco, sappiate che LACO produce, diciamo, due linee. Una con movimenti che si basano su Miota, mentre gli altri sono basati appunto su quelli che sono i vari ETA 24 e 28-24, eccetera. Ci sono anche quelli che montano il Valigiu 7750, quindi in base a quello che volete spendere, diciamo, avrete un prodotto un po' più di qualità, ecco. Altra cosa importante, LACO presenta quella che è una linea, possiamo definirla invecchiata artigianalmente. Troviamo i quadranti un po' scoloriti, le casse, diciamo, con qualche ammaccatura, che danno un sapore di vissuto a quello che sono gli orologi. Allora, eccolo qui ragazzi, al polso 42 mm, è un orologio che sicuramente si fa notare sia per stile che per tipologia. Guardate che meraviglia, si indossa veramente bene. È un orologio che, come dicevo, ha grande stile e sicuramente non passa inosservato. Per me, diciamo che è un orologio abbastanza piacevole da indossare. La corona non dà fastidio, anche se di grandi dimensioni, quindi promosso. Ragazzi, se avete gradito l'orologio, se è di vostro gusto, sappiate che nel sito che c'è in descrizione, orologimilitari.it, se decidete di acquistare un orologio LACO, questo LACO o altri LACO, avete diritto a un 10% di sconto se inserite questo codice sconto. Altra cosa, come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale e seguirmi su Instagram e Telegram. Ragazzi, un abbraccio a tutti quanti e come sempre ci vediamo domenica prossima con una nuova video recensione. Un abbraccio a tutti e ciao!